Ciao amici e bentornati da Sogno in Cucina. Oggi voglio svelarvi una ricetta davvero unica. L'ho provata ieri sera per la prima volta e ve l'ho voluta subito condividere perché credo sia veramente, veramente favolosa. Armatevi di melanzane e stracchino perché oggi prepareremo le polpette. Semplici, sane, con due soli ingredienti, sono un piatto unico e sfizioso. Vediamo come si prepara. Prendiamo una melanzana media, laviamola accuratamente e poi procediamo a tagliarla a cubetti piccolini in modo tale che poi in padella cuociano più velocemente. Come vi dicevo, questa ricetta l'ho provata proprio ieri sera, è un po' uno svuota frigo, avevo una melanzana, un po' di stracchino avanzato dalle sere precedenti e quindi ho detto proviamo a fare una polpetta interamente appunto fatta con melanzana con un ripieno dedicato di stracchino. Perfetto, dopo aver tagliato tutta la nostra melanzana, procediamo a metterla in padella, a cuocerla a fuoco basso con un pizzico di sale e di acqua, senza l'aggiunta di olio, che rimarrà ancora più leggera. Trascorsi 10 minuti vedrete che la vostra melanzana sarà cotta. A questo punto aggiungete la curcuma, mettetela una bella spolverata, poi ovviamente va a seconda dei gusti, io ne metto molta perché mi piace tantissimo il suo sapore. Aggiustatevi sale e quindi mettete tutto in un mixer, frullate per 2-3 minuti, basta veramente poco, in modo tale che risulti una poltiglia non troppo liquida, mi raccomando, quindi non frullate troppo. A questa poltiglia, come dico io appunto, di melanzana, aggiungete un po' di pangrattato e rimettetela ancora a frullare per un minutino circa, in modo tale che si addensi un pochino. Quindi siamo pronti per formare le nostre polpette. Prendiamo un cucchiaio di impasto, con le mani proprio diamo la forma della polpetta, passiamola nel pangrattato. Come vedete l'impasto è bello sodo, non è appunto tanto liquido. Quindi appunto formiamo la nostra polpettina, schiacciamola un pochino e diamogli una forma concava, in quanto appunto all'interno metteremo un cucchiaino di stracchino. Io ho usato lo stracchino della Nonno Nanni, che è molto denso come vedete, e quindi è facilissimo appunto metterlo all'interno. Richiudete la polpetta su se stessa, passatela ancora una volta nel pangrattato e mettetela da parte perché è prontissima per essere cotta. Procedete così fino alla fine del vostro impasto di melanzane. Scaldate un po' di olio in una padella antiaderente ed ecco qua che le polpette possono essere cotte. Giratele appunto, fatele cuocere 2 minuti al lato, giratele, ma come vedete servono veramente pochi minuti per essere pronte, devono solamente dorarsi. Potete cuocerle anche al forno per renderle ancora più leggere, perché ovviamente questa ricetta non ha la presenza di olio al suo interno e quindi se non volete utilizzare l'olio appunto e quindi la cottura in padella, potete provarle al forno. Ed eccole qua, le nostre polpette sono pronte, guardate quanto sono belle, ma soprattutto sono troppo troppo buone. Con questo ripieno di stracchino è fenomenale. Provate ragazzi veramente, credetemi, perché sono veramente una bontà. Io come sempre vi saluto, vi aspetto al prossimo video, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, vi mando un grande bacio, al prossimo video, ciao!